Sì, oggi è un giorno veramente particolare. Presentiamo la nostra coalizione, presentiamo le nostre liste, presentiamo i nostri candidati e presentiamo anche appunto il candidato a sindaco. È veramente un giorno straordinario con tanta gente, con tanti giovani, perché si sta concretizzando quel percorso che abbiamo iniziato a novembre con l'ascolto della città, che abbiamo proseguito attraverso l'incontro con i giovani, attraverso il questionario, attraverso queste passeggiate che abbiamo fatto in giro per i territori per farci veramente spiegare quali sono i problemi dalla gente che vive questi territori. E oggi presentiamo ufficialmente le liste, le abbiamo depositate e a questo punto parte questa avventura straordinaria, immaginando che questa coalizione possa essere e rappresentare la vera novità per il centro-sinistra, per il campo progressista. Abbiamo tre liste, Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa e Sinistra Possibile, tre liste che hanno valori comuni, hanno ideali comuni e possono diciamo rappresentare l'intero arco del campo progressista. Quindi ci proponiamo come vera novità e come vera alternativa per chi non vuole votare la destra. Ma io mi candido perché vorrei impegnarmi per la comunità, per la città di Gubbio, verso la quale ho un rapporto, un amore viscerale, devo dire, e sostengo Leonardo perché è una persona estremamente valida, con grandi capacità di ascolto, con un vissuto e un'esperienza professionale importante che lo ha portato a confrontarsi con ambienti di un certo livello, no? Perché lui è stato direttore dei Confidi, di CNA, ha svolto ruoli apicali confrontandosi con i ministeri, il Parlamento, e quindi secondo me è la persona giusta per incarnare un progetto nuovo per Gubbio che possa ridare slancio al campo del centro-sinistra, e perché appunto è una persona molto, molto valida sulla quale noi tutti crediamo molto. Il problema è perché questa città ha bisogno di una persona come Leonardo Nafissi, perché dovevamo uscire da una... questa città rischia la decadenza, dobbiamo uscire da questa stagnazione. E di là ci sono, in questa battaglia ci sono scesi tanta gente, tanti nuclei di potere, nuclei di influenza. Mancava qualcuno che fosse dalla parte del cittadino e che il cittadino si riappropriasse di questa città e si riappropriasse della possibilità di rifondare una comunità, e una comunità coesa. Siamo... Lei intende per comunità anche una comunità di sinistra, immagino. Allora, io sono un estremista di centro, certo. Ma quando le persone mettono al centro la persona, la ricostruzione della comunità, parlare di sinistra o destra è un giudizio a posteriori. Il giudizio è, a priori c'è: facciamo le cose inclusive, facciamo le cose col metodo del fare assieme, coinvolgendo le persone, mettendo le risorse delle persone, perché le persone prima di essere problemi sono risorse. Non so se questo è di destra o sinistra, so che è una delle chiavi del popolarismo a cui io mi richiamo, è esattamente questo: la persona che dentro una comunità fa comunità, che è inclusiva, che rispetta le differenze, che rispetta le capacità, ma usa quelle capacità e quelle differenze per il bene di tutti. Creare, diceva Lazzati, la città dell'uomo, creare un posto dove le persone possano esprimere i loro talenti. Oggi da Gubbio si parte, oggi Gubbio perde 3.000 cittadini ogni 5 anni, oggi Gubbio è centrata su un settore solo produttivo, oggi Gubbio è piena di situazioni di divisione.
perché mettere, il problema è che lo schema amico-nemico fa tanti amici, e chi è contro lo schema amico-nemico si fa tanti nemici. Allora, andare al di là dello schema amico-nemico, non con un altro amico-nemico, ma con progetti a cui le persone possono partecipare, ci vuole spessore per questo. Stirati ha fatto delle cose buone anche soprattutto nei primi mandati, ma non solo. C'è l'esperienza per esempio del teatro, qualche Tordoni, esperienza buonissima, ma è una. Il problema è che ci vuole qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che c'era, non tanto uno Stirati, ma una Fissi, una persona, un tecnico, no, una persona che fa cose tecniche, sì, che le pensa, le ragiona, non è un grande oratore, dipende da quello che uno vuole ascoltare. Noi siamo con lui perché ci sembra che sia la persona giusta per rimettere in moto questa città, per ridurre conflitti, per rifare delle azioni di coordinamento che sono fondamentali, per rimettere in moto comunque sia forze, persone e intelligenze. Salve, mi sono candidato perché conosco bene Leonardo, ho fiducia in lui, è una persona onesta, competente, e mi sono candidato nella lista di sinistra possibile, in quanto la sinistra fa parte delle nostre comuni radici, sia diciamo Eugubine ma anche mie e di Leonardo. Crediamo ancora che la sinistra possa esprimere tanti valori e vorremmo portarli in questa, diciamo, con noi nell'amministrazione. Voi pensate che questo movimento possa ritrovare una sorta di sinistra, sinistra, sinistra? Perché ultimamente la sinistra qualche problema ce l'ha avuto, insomma. No, diciamo, noi siamo storicamente di sinistra, quindi poi di centro-sinistra, ma diciamo, la nostra idea di sinistra è un'idea di sinistra progressista, nuova, diciamo che debba assolutamente rinnovarsi. Un'idea per la città, per il rilancio? Di idee per il rilancio della città ce ne sono molte. Leonardo interpreta e può interpretare bene, diciamo, e la sua giunta, se vincerà queste elezioni, interpreterà bene, diciamo, queste esigenze, le esigenze della città, e che possono sicuramente con le idee progressiste di sinistra avere un valido apporto.